Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Maria. Qual è il viaggio più bello che hai fatto con avventure? Ne ho fatti tantissimi, ma vi cito Messico, Guatemala e Belize. Quali sono le tre cose essenziali che un viaggiatore dovrebbe portare in Messico, Guatemala o Belize? Allora, in tutti questi anni di avventure sicuramente quello che ho imparato è che bisogna lasciare a casa sicuramente le aspettative e la zona di comfort e partire con tanto entusiasmo, voglia di scoprire e una bella scatola di Normix, quella serve sempre. Come prepari il tuo itinerario di viaggio? Pianifichi tutto o lasci spazio all'improvvisazione? Allora, io solitamente viaggio in agosto, quindi un po' di organizzazione serve sempre, però cerco sempre di lasciare qualche spazio libero per poter cogliere al meglio le opportunità che possono avvenire durante il tragitto. Quali sono i tuoi suggerimenti per viaggiare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e dei popoli che visitiamo? Allora, io faccio cose piccoline che possono essere quello di cercare di usare i trasporti locali dove possibile. Magari si cerca di lasciare il posto un po' più pulito rispetto a come siamo arrivati. È poco, però si dà l'esempio. Raccontami un'avventura memorabile che hai vissuto in uno dei tuoi viaggi. Allora, un'avventura memorabile è sicuramente quella del Rio Dulce. Avevamo un pomeriggio di libertà e ho preso il kayak e con la mia GoPro sono andata a scoprire questi luoghi bellissimi e c'era uno scenario meraviglioso perché c'erano i pescatori che lanciavano le reti e pescavano i locals che vivevano nelle loro case.